Il narcisista, le malattie mentali, le accuse e le denigrazioni. Il narcisista spesso ha delle patologie mentali. Molti di loro non si curano e ovviamente convivono male con questo tipo di malattie. Quali sono? L'ansia, sono persone ansiose, spesso vanno in panico, hanno delle proprie vere fobie. Hanno paura dell'ascensore, hanno una fobia sociale, rimangono rinchiusi in casa spesso e volentieri, cioè volentieri magari no, però hanno questa fobia, sono inclini alla depressione, quindi succede che vanno in vere e proprie crisi depressive, si lagnano, non si alzano dal letto, rimangono proprio come degli zombie, no? In fase depressiva. Tra l'altro sono anche ipocondriaci, quindi hanno paura di morire e hanno anche comportamenti borderline, nel senso che di punto in bianco magari hanno scatti di ira, dicono parolacce, offendono le donne e poi ovviamente talvolta ritornano indietro chiedendo magari scusa, dicendo che stavano scherzando, eccetera. Il problema di questi narcisisti è che loro proiettano sugli altri. Infatti, li sentirete spesso parlare di malattie mentali, parleranno di narcisisti, parleranno di bipolari, parleranno di borderline, parleranno di psicopatici, quando in realtà non stanno facendo altro che descrivere se stessi. Se il video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale di Amore Psiche con la Pink e seguimi. Ciao!